Buonasera. Anzi, direi buonanotte, visto che fra poco è mezzanotte. Quindi, Drew, come state? Come non state? Tutto ok? Tutto non ok? Allora, visto che è il 6 ottobre 2015, domani, fra 5 minuti è il 7 ottobre 2015, è il 31. Sì, sarà Halloween. E non credo che lo festeggerò perché sì. Volevo raccontarvi un aneddoto di quando avevo, era il 2007, 7 più 7, 14 più 1, 15, 7, 8 anni fa, 3, 22, 21, 20, 19, 18, 7, 16, avevo 15 anni. Ero praticamente, avevo 15 anni, ero uscito ad Halloween con una, due, tre, quattro persone. Una di queste era il mio amico con cui esco solitamente. Con cui esco solitamente, con cui sono uscito anche oggi. Con cui sono uscito anche oggi, diciamo. Ci eravamo visti. Eravamo io, lui e altre tre ragazze. Guardate, è stata una delle serate più belle che abbia mai passato, perché era. È stato un Halloween veramente fighissimo, porca miseria. Io mi ero vestito da Lindsay Lohan in vestita morta. Avevo tipo questa parrucca nera super super rasta, perché era diventata rasta con l'umidità, con tutte le altre cose. Poi ero vestito con una specie di felpa a scacchi nera e bianca. Una delle ragazze era vestita da diavoletta con le antennine, con le puttanate là. Un'altra non aveva voglia neanche di vestirsi, non si era vestita neanche, era venuta solo col cappottino, e l'altra era vestita da gattina, non mi ricordo. Siamo usciti, siamo andati in un paesino qui vicino, abbiamo fatto dolcetto scherzetto, cioè a 15 anni facciamo dolcetto scherzetto. Ma lo farei anche ora che ne ho 23, devo essere sincero, perché sono cose che sono quelle cose bambinesche che però mi piacciono molto, mi piace farle. E niente, abbiamo fatto sto dolcetto scherzetto, ci siamo divertiti veramente tanto. Una mi ha chiesto, ricordo che una ragazza, siamo andati a suonare, mi ha chiesto: ma tu chi sei? Gli faccio: sono Lindsay Lohan messa sotto da una macchina. Oh, Madonna, voi non potete capire cosa c'era quella serata. Poi c'erano i bambini che scoppiavano i petardi, io ero inciampato per terra, avevo vista parrucca, ci fu della parrucca sotto il mio culo, non riuscivo neanche ad alzarmi perché era incastrato sotto il mio culo sto ciuffo della parrucca, non riuscivo più a fare una minchia. Poi c'erano le altre tre ragazze che si imboscavano, se ne andavano in giro, facevano i cazzi loro, mentre io e il mio amico eravamo lì incastrati. Oh, è stata una serata veramente, veramente bellissima. Forse è stato uno dei pochi Halloween che ho festeggiato, perché non ho molta memoria degli Halloween che ho festeggiato. Ricordo che siamo andati a suonare a una casa, fa dolcetto, non mi ricordo chi l'ha detto, forse io, dolcetto scherzetto, e stasera si va a letto. Ma vaffanculo, ma dacci dolcetti, cazzo, siamo piccolini, no? E stasera si va a letto. Ma due tubi di ferro nel culo, che magari ti piacciono anche. Siamo andati da un'altra signora, poi, che ci ha dato un immenso sacco di roba. Letteralmente era una roba tanta così, piena di caramelle, di roba. C'erano anche due uova che poi due uova che poi sono scoppiate, sono si sono rotte dentro alla borsa. Abbiamo finito sto giro, ci siamo divertiti, io ho preso un gelo che proprio si congelava quella sera, ero in giro solo con la maglietta a maniche lunghe a scacchi. Siamo andati a casa di una di queste ex amiche che ora saranno in giro. Fanculo. Ciao, ciao, ciao. Che ora saranno in giro. Siamo andati da una di queste, abbiamo aperto tutti questi cioccolatini, tutte queste cose. E una cosa che non dimenticherò mai è che quelle caramelle erano scadute. Ci hanno dato caramelle scadute. Infatti non mi ricordo chi, ma uno dei quattro ha avuto mal di pancia per un paio di giorni, perché
Addirittura una signora quella che ci ha dato il sacco quello grande, non l'avevo notato prima, ma ci aveva dato dei pacchi di cracker della serie mio nipote non li mangia, li diamo a loro che tanto vogliono dolcetto scherzetto. Veramente ho un bel ricordo di quella serata. Peccato che poi ho chiuso con queste persone, a parte col mio amico, perché boh, hanno i loro comportamenti, hanno i loro ideali, tutti sbagliati tra l'altro. E niente, poi. Ah, comunque. Comunque oggi è successa una cosa assurda, ma proprio assurda. Eravamo al centro commerciale, io e il mio amico. Perché in questo periodo sempre voglio andare in centro commerciale, non lo so perché, boh. Che mi piace ridere sostanzialmente. Io con sto ragazzo, con sto mio amico, rido un bordello proprio tutto il giorno, tutti i giorni. Quindi siamo andati al centro commerciale, siamo andati al supermercato dove vendono tipo le creme. E c'era comunque gente che usava la crema, no? Se la metteva, se la spalmava. E cosa abbiamo fatto noi? Partendo dal fatto che c'era quello dell'ottico che ci guardava già male, perché noi siamo un po' pazzerelli e ci piace usare le cose che non sono dentro le buste, tipo la palla, abbiamo preso la palla, abbiamo giocato a pallavolo e cose del genere, perché tanti auguri comunque a chi fa gli anni adesso, è mezzanotte, il 7 ottobre 2015. E comunque noi siamo molto pazzerelli quando andiamo in giro, perché scherziamo, urliamo, ridiamo come dei poveri deficienti, quindi saltiamo all'occhio un po' tutti quanti. Ma chi cazzo se ne frega, noi ci divertiamo. Se gli altri sono tristi, che devono sempre dire qualcosa, sono cazzi loro, sinceramente. Noi ci divertiamo. Però saltiamo agli occhi di quelli che non se ne fregano niente, e saltiamo all'occhio di chi invece deve mettere zizzania. E quest'ottico ha messo zizzania. L'abbiamo fatto. Io e questa mia amica abbiamo usato un pochino di crema. Una goccia. Una goccia. Era una crema della Garnier, della Fructis, che costa un sacco di soldi pure. Sta veramente fottio di soldi. E siamo andati al reparto salumi, non lo so, e vedo comunque che c'è sto uomo vestito di nero che ci segue. Ho pensato, no, sarà una coincidenza, deve controllare qualcosa magari. Parlava con l'altoparlante là, com'è che si chiama? Walkie-talkie, non lo so. Vedo che smette di parlare, ci fa, ragazzi. Oh, ho pensato, oh no. Oh no. Ho detto, oh. Che c'è? Avete usato la crema, ora dovete pagarla. Io lì per lì ero spaventato perché non avevo un euro nel portafoglio. Cioè, l'ultimo euro che avevo usato l'ho usato per il biglietto del pullman. Ho detto no, vai a vedere che ora devo chiamare mio papà dal lavoro per farlo venire, per farmi dare 5 euro. E il mio amico fa, vabbè, ci penso io. 4,50 € sta crema della Garnier. Ed era pure scontata. E siamo andati. Ho detto che. C'era una che rideva sotto i baffi, come per dire, ma. Ma che cazzo ridi? Cioè, non sei così trasgressiva, tu ti fai prendere dalla guardia. Stronza bionda. Bionda incapace, stupida. Siamo andati. Cioè, vedi, sti due che correvano, proprio camminavano veloce. Ma che. Al mio amico gli faccio: ma che cazzo corri? Aspetta. Era proprio nervoso, poverino. Fa. Faccio, poi cioè, ti do la mia parte di soldi. Se era 4,50, ti do 2,25 euro. Poi. Fatto sta che abbiamo dovuto pagare la crema per avere spremuto un millimetro forse di crema, 4,50 euro, abbiamo spremuto un millimetro, abbiamo dovuto pagare 4,50 euro di crema con tutta la gente che spremeva. Beccano noi, perché noi siamo quelli che danno sempre all'occhio. E quando ripasseremo, però fra un mese, sai, per calmare un po' le acque, perché abbiamo avuto un po' caga di ripassare vicino al supermercato. Quando ripasseremo, guarderemo davvero male l'ottico. Forse due maledizioni gliele lancio perché due schiaffi se li merita. Stronzo, schiavo del sistema di merda. Schiavo dello Stato. Da lì in poi ci guardavano sempre tutti quanti.
dopo quella cosa, come per dire, ah, dai ladri, sono loro, ah, sono loro, li ho riconosciuti, che poi non siamo ladri, cioè, abbiamo solamente preso uno spruzzino di crema, non l'abbiamo messa in borsa come fanno i Rom. Però vabbè, sinceramente non me ne pento, sinceramente. Mi sono divertito un mondo e ho 23 anni, quasi 24, queste cose, questi errori vanno fatti, vanno fatti. Perché pensavamo fossero dei tester. Perché ci sono delle cose scoperte e delle cose non scoperte. Quelle scoperte solitamente la gente le usa. Ma non me ne pento. E continuavo a ridere. Chi ci guardava male, io facevo così. I miei amici invece, quando qualcuno ci guardava proprio per più di 5 secondi, gli faceva ciao. E questo, la gente, non, la gente ha sempre da dire qualcosa. Basta fottersi, ma ridici sopra, vaffanculo, fa male, sì. Però ridici sopra. Il video finisce qua. Non, cioè, sono 10 minuti, 11 minuti, ci metterà un bordello di tempo a caricare. Quindi vi saluto qua. Grazie per seguirmi.